Tutto pronto per la quarta corsa e la prova clou del pomeriggio, riservata ai 2 anni sul doppio chilometro. Sono in 13. Ha problemi Don Peppe, che sbanda verso il largo e si elimina. Con estrema cautela il numero 8 Duel Garra assume subito il comando. Dolcezza Sergio con ai lati da Covomail. Nel frattempo Serra dalla seconda fila, Derrick FKS che si sistema secondo. Così Dolcezza Sergio all'avanguardia su Derrick FKS, mentre rimane Nasino al vento per il momento. Il numero 4 da Covomail, squalificato Duel Gar, risale dalle retrovie d'Erkangel Fi. 30 e mezzo il quarto iniziale, d'Erkangel Fi gravita ai lati di Dolcezza Sergio. Seconda posizione d'Erick FKS. A questo punto da Covomail ha un punto di riferimento, scusate il gioco di parole. Si viaggia sul piede dell'1.15 e mezzo, non ha fatto male in una corsa sul doppio chilometro. 800 ultimati in 1:05. Dolcezza Sergio con ai lati del Cangel Fi, poi Derrick FKS alla corda affiancato da Dacovo Mail. Terza la corda Demi Murtreb, tentativo in terza ruota di Dustin Di Meletro. 14 e mezzo il primo giro, continua a buon ritmo la Chapeau di Raffi Chiaro. Dopo la curva in 16 è coperta completamente da Erkangel Fi, ma al termine della piegata la leader torna ad accelerare, è in controllo. 600 alla conclusione, ultima frazione in 15. Dolcezza Sergio adesso deve allungare sul tentativo in terza ruota di Dacovo Mail. Dacovo va in aggiramento su Erkangel Fi, che ha speso e ha dato il massimo, 2:06 il miglio. Dolcezza Sergio richiesta, Dacovo Mail che ha coperto Derrick FKS, poi Demi Murtreb che viene a correre. Ingresso in retta, Dolcezza in vantaggio, Dacovo Mail la sta sopravanzando, passa Dacovo, Dacovo si distende, è arrivato il giorno di Dacovo Mail con Romolo Ossani che va a concludere alla grande nei confronti di una strepitosa Demi Murtreb, strepitosa per il salto di livello. Ed al terzo Derrick FKS, media di 1:15:01 sul doppio chilometro, l'allievo di Umberto Todisco in evidenza. Il portacolori della San Calisto nasce da Nadal Sheba e Nenzo M.